ragazzi, mi ha scritto Boxy Boo. Basta, gliel'ho scritto perché non ne posso più di loro. Non mi lasciano mai stare. Niente, non ti libererai mai di noi Duni. Se ora rispondimi oppure la maledizione ti colpirà. Certo. Boxy, ma sei tu? Cosa stai facendo? Perché mi stai intimando queste cose brutte? Ti mangio a colazione. Io non sono il tuo cibo. Spiegami meglio, che cos'è che vuoi? Ti voglio solo far vedere un filmato di quello che succederà. Se tu non ascolterai ciò che io dico. E quale sarebbe questo video? Sentiamo. Io manderò in chat su Instagram. Ma intanto devi scappare da Babbo Natale. Boxy, tu intendi The Christmas Man? Guarda che io non credo che lui sia Babbo Natale. Io credo che lui sia un ciarlatano, anzi un'entità maligna che vuole spacciarsi per Babbo Natale. Ismai, quello è proprio Babbo Natale. Però è cattivo, è stato cattivo anche con me. Ha cercato di ucciderti. Oh mio Dio, come ha cercato di ucciderti? Boxy, infatti, ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate like per essere protetti da tutte queste entità maligne che girano per il Natale. Io non capisco cosa sta succedendo, ma sta succedendo. Va bene, Boxy, ascolterò quello che mi dirai. Grazie. Ciao, ci sentiamo. Lui intendeva proprio questo. Ok, mi ha mandato la cosa, clicchiamo qui. Boxy, mi ha mandato il video di questo canale. Oh mio Dio, eravamo tipo nel parcheggio. Allora, a parte che, cioè, il protagonista dovrebbe essere questo qua, ma mi sembra già il mostro, scusate. Vabbè, insomma, stava riordinando per il primo turno del suo lavoro. Praticamente lui era al college, doveva però fare un lavoro in più. Erano le 3 di notte, alle 3 di notte sappiamo sempre che succede il peggio, ma proprio il peggio. Oh madonna, signora, lei ha un'infezione agli occhi, cioè non so. È molto brutta, cioè, io le consiglio di andare all'ospedale. Insomma, se n'è uscita. A caso, non è successo niente, però la signora era un attimo strana. Lui ovviamente era terrorizzato perché, cioè, avete visto che occhioni grossi che aveva? Cioè, quella, secondo me, non stava bene. Oppure era un mostro. Forse era Boxy Boo che si stava trasformando. Oh no, di nuovo la stessa donna. Però adesso è uno zombie, ancora peggio. È rientrata la notte dopo, praticamente, mi sta dicendo. E gli ha chiesto, salve, potrei aiutarla con qualcosa? Ma lei era tipo, cioè, a me non interessa, io sono una Karen, chiaro? Sapete chi sono le Karen, ma sono quelle che tipo urlano tipo nei negozi perché sono pazze un pochino. Sono persone vere. Lei dice, si fermi qua, non può andare avanti, non ho capito perché. E dice che vuole prendere la sua anima, in poche parole. Mi scusi, lei tipo, mi scusi? Ecco, se ne vada. Vabbè, questi sono i clienti che entrano, che comprano le cose, che poi dopo se ne vanno. Ma la cosa strana era proprio quella signora, no? Cioè, nel senso, non è che capita sempre ad avere clienti del genere, no? Inoltre è tardi e sempre alle 3 di notte la signora entra. Stavolta ancora peggio degli altri due giorni. Io non so com'è possibile, ma la signora, cioè, ha qualche problema, no? Probabilmente uno zombie, perché vedete qua. Cioè, non lo so, raga, ma cioè, non saprei proprio attribuire qualche cosa a lei, perché non ho mai visto una cosa del genere. Dice, hey, ti vuoi aiuto per caso? Perché era preoccupato il cliente, cioè il signore. E lei dice, aiutami. E si mette a piangere. Ha preso il telefono, ha chiamato il 911 ed era sparita. Ovviamente lui lo dice al capo, il capo gli dice, ma sei stupido, cioè, ma cosa stai dicendo? Ah, ha detto che va a vedere le videoregistrazioni e nel caso contattare le autorità. La vedono nel coso, nelle videocamere, nelle registrazioni. Ah, si stava grattando così, ma cosa fa? Nonno, che fa? Dice che ha avuto uno stato psicotico, ma come? Ma è diventata una storia di psichiatria, questa qua non è più mostro. Ok, quello che vedete qua, la signora, praticamente, alla fine scopriamo che se l'è fatta lei da sola. Praticamente, c'è raccontato una storia che ha avuto uno stato psicotico, una parola strana per dire che praticamente era mezza impazzita. E quindi doveva letteralmente andare da un medico, capite raga? Cioè nel senso, però perché mi ha mandato Boxy Boo, mi ha mandato sta roba? Se volete seguirmi su Instagram cercate Dunisplace e mi trovate. Storia molto paurosa.